hai tirato, hai fatto il passaggio per la mesta per 1-0. Una partita perfetta, una partita perfetta. Perché sono 3 punti, non mi contava questo. Era la prima partita ovviamente che giocavi con Guidetti al tuo fianco, direi che l'intesa è stata subito piuttosto azzeccata. Sì, ci siamo trovati bene, comunque ci siamo parlati molto, e in forte comunque tutti e due l'anno che giochiamo e il ruolo a due mediani l'avete già fatto. Ma sbaglio o avete cominciato in un modo e poi poco dopo avete cambiato, tu più sulla destra? Sì, più che altro nel secondo tempo. Siamo rientrati in maniera leggermente diversa, poi abbiamo preso gol e siamo ritornati come nel primo tempo. Perché loro aprivano i tre quarti tanto sulla sinistra, allora avevano messo me, sulla nostra sinistra. Allora mi sono spostato sulla sinistra. Andare a riproporre un centrocampo a tre più che altro, in fase di non possesso. Poi invece siamo tornati a due, classico. Quanto pesa per voi, cosa vi siete detti alla fine di questa partita, che ovviamente non è uno step importante, ma è uno step, cosa vi siete detti, quanto vi può aiutare questo risultato, perché soprattutto dopo la prestazione, i 4 gol di Chiavari con l'Amarenza, anche di primo tempo fatto bene. Durante Chiavari eravamo partiti bene, poi siamo rimasti in 10 e lì abbiamo perso un po' di certezza, abbiamo preso subito gol. Anche oggi affrontavamo una squadra forte e oggi siamo riusciti a portarla a casa, perché comunque anche dopo il gol preso, a parte quei minuti di sbandamento, poi siamo andati avanti a giocare e quello che ci siamo detti è che dobbiamo giocare contro chiunque, sia con i primi che con quelli in fondo a noi, perché dobbiamo fare punti. A livello personale ti aspetti, appunto, parlavi di centrocampo a tre, ti aspetti che potrà essere proposta la soluzione con un vertice basso e due mezze ali? Ma penso che l'impronta sia a due, poi comunque ci sono anche gli avversari, in base anche agli avversari ci possiamo mettere, comunque tutti abbiamo fatto sia mezzala che mediana, riusciamo a ruotarci senza problemi. Per voi centrocampisti il fatto di avere un giocatore come la Mesta che fa quei movimenti che prima in rosa non c'era, vi avvantaggia un po' per dare palle tipo quella dell'assist del primo gol? Sì, un giocatore che taglia, comunque che punta l'uomo, partendo dall'esterno serviva perché ti dà quella giocata in più, prima magari erano più lineari. Lui ha questo spunto, poi da mancino da destra si accentra in quel modo e quindi invita al passaggio. Sì, esatto. Grazie.